Auguri per i tuoi 25 anni. Grazie. E oggi andiamo all'Hotel Terme Internazionale di Rio de Janeiro. No. Di Abano Terme. Esatto. Hotel Terme, Abano Terme. Di Abano Terme. Sembra un Paris Hilton dei poveri, mezza bionda con questi occhiali. A dopo. Acqua. Sta bene? Tutto bene, tutto bene, fa caldo, tutto bene. Oggi, come avete potuto vedere, siamo in una piscina spa, in un hotel qui ad Abano Terme, per passare il mio compleanno in relax. Quindi niente, sarà un vlog, non lo so, breve o cosa, però per ricordarmi di questi 25 anni. Raga, praticamente lo spritz è grande quanto la piscina. Onesti. Cin. Cheers. Buonasera, Giorgia a suo agio. Una voglia. Buongiorno, buon dia. Buon dia, buon dia. Io e Joe stiamo passando giornate intense. Ora siamo nella mia stanza di cucito laboratorio, quindi non badate anche al casino. È giovedì 30 luglio. Ieri appunto era il mio compleanno, per quello ho fatto un vlog della giornata. Oggi è 30 luglio e noi da circa quanti giorni ormai? 2-3? Sì. Da circa 2-3 giorni sappiamo, abbiamo una grossa novità. E ora stiamo per prenotare dei biglietti aerei. Stiamo prenotando anche un Airbnb. E voi direte, beh, fine luglio, quasi agosto, andrete in vacanza. Eh sì. No. No. Adesso che di fa stavamo piangendo, tipo, vabbè, fine. No, vabbè, piangendo, un po' lacrimando così. Un po' visibilmente commossi, ma sì, appoggio la mia macchietta qua. Tieniti vola giù. No, dai. Vabbè. Un po' più bassi, no? Dai. Ok. E sì, io non ripeto, non sono nudo, ho il costume da bagno perché fa troppo caldo. Moto. Ok. Bene. Molto a parte, diciamo insieme? Cosa diciamo? Siamo nel mio 3. Ok, vi diciamo la notizia bomba, che poi forse l'avrete letta già nel titolo, però lasciateci l'emozione. C'è da... No. Ci trasferiamo in Portogallo. A Lisbona. Che è una delle città più importanti del Portogallo. Cioè, tipo la capitale. allora, momento. Cosa è successo? Noi... Per chi non ci conoscesse, sono ormai 2 anni quasi che cerchiamo lavoro all'estero, però nel contempo abbiamo lavorato a varie cose nostre, insomma, nel nostro campo qui, ovviamente in Italia. E tra una richiesta e l'altra, finalmente, in 02, cioè nel giro di una settimana neanche, ci è arrivata una bellissima proposta. Una compagnia praticamente in Portogallo ci ha proposto di andare là e lavorare come customer service, quindi utilizzare il fatto che conosciamo l'inglese a un certo livello, l'inglese tra l'altro. Mi hanno fatto vari test, varie robe. Ho preso un C2, me l'aspettavo. Io tra il C1 e il C2.
Dai, dai, è andata bene. E non vi diremo il nome della compagnia per privacy, insomma. Sì, poi magari ne parleremo più avanti, però esatto, insomma andiamo a fare possiamo. Questo tipo di lavoro, quindi daremo una mano a voi persone. Persone che utilizzerete quella cosa. Quella compagnia. Scusate, se non siamo mega specifici, sì. Ma per ora preferiamo allora. Così. Ci trasferiamo per andare a lavorare all'estero, sì. Finalmente. Siamo contentissimi, noi non cercavamo una città specifica, avevamo in mente Berlino, Barcellona perché ci piacciono Berlino. Particolarmente, lui proprio Berlino c'è nel cuore, in mente Berlino. Però il Portogallo sicuro non lo schifiamo, insomma, no. Beh, è più una città insomma, che lo scopriremo, io, poi è una lo diremo vita, nel blog se lo schifiamo o no. Dai, è una vita che voglio vedere Lisbona. Quindi mai mi sarei aspettato di andarci a vivere. Ecco, partiamo. Quindi sì, praticamente vivremo là per un mese intanto. Intanto sì, e poi se va possibilmente bene. Per almeno metà anno, insomma. Ecco. Sì, metà anno sicuro, in teoria quindi, se va tutto bene. Insomma, incrociando le dita dovrebbe andare abbastanza bene, si spera. E... La cosa strana è che è successo tutto velocemente sì. E infatti... Dobbiamo partire fra una settimana esatta. Ecco, questa è la botta. Questa è la botta, noi siamo... Cioè i nostri amici devono ancora saperlo in questo esatto momento. Sì, lo siamo sanno veramente tipo due persone, una mia amica e un suo amico letteralmente. Ma non perché non, chi lo guarderà dopo, ma i nostri amici non sentitevi presi volevamo in causa. Volevamo essere sicuri che l'hanno fosse scoperto... così, insomma. Esatto, volevamo essere certi una volta prenotato tutto, così non diamo spaventi, insomma, sì, o altro. Ecco. E queste due persone che lo sanno l'hanno saputo perché al momento dell'accaduto successo, erano certo. Insieme a noi, quindi certo. Non potevamo fare altrimenti. Mille cose da organizzare in una settimana. In una settimana, cioè noi partiamo per un mese all'estero, se almeno, non di più, minimo. Per, in una settimana, sì, cioè, ho detto devo vloggarlo, perché è un momento storico della nostra vita. È abbastanza vita. Storico. Diciamo che poi la nostra idea comunque è spostarci, continuare a creare contenuti su YouTube, sì, su assolutamente, Instagram, aspettatevi andare avanti così, quindi di tutto. Faremo robe sempre più fiche. Certo, vi mostreremo il Portogallo, avrete un sacco di scatti nuovi su Instagram, vi lascio, ne approfitto per lasciarvi qua i nostri nomi. Ci saranno, insomma, un sacco di novità ovunque, in tutti i social, e nel contempo, appunto, moto di nuovo, scusate. Comunque appunto sì, la sfida è preparare tutto quanto una settimana e quindi a parte le cose burocratiche o se ci sono cose sì. Da sistemare in generale, qui, insomma, la valigia, il mindset di partire tra una settimana. Prenotare ecco. Dove pernottare per minimo un mese. Prenotare dove pernottare. Vabbè, ha senso, scusate il gioco di parole. Il volo. E tutto, tutto insomma. Così. Quindi anche le nostre famiglie sono un po' tipo scosse perché l'hanno scoperto in 02, ma mai quanto noi. La stiamo vivendo niente. Così, e vabbè, insomma. Però siamo stra emozionati, oltre che, cioè siamo sia agitati che emozionati ovviamente. È quel tipo di agitazione sana, sì. Credo. Sì, insomma. Come la frase che ti ho inviato l'altro giorno, sì, ora sì. Ve la leggo perché è molto bella, sono certa che vi piacerà. Eccola, eccola. If it excites you and scares you at the same time, it probably means you should do it. Ti eccita e ti spaventa allo stesso tempo, probabilmente vuol dire che significa devi farlo. Significa che devi farlo. E noi speriamo che... lo faremo. Sì, lo faremo e speriamo che sia la cosa giusta. Speriamo ecco. Vada tutto bene, riprendiamo il nostro momento di agitazione, perché fino a che non ce ne siamo resi conto, eravamo tipo oh, wow, e ora siamo tipo in fase ansia. Sì. Però... Però... Lo aspettavamo da tanto e speriamo vada tutto speriamo bene. Speriamo sia la cosa giusta. Vi porteremo con noi. Ecco. Ok, andiamo a prenotare. A presto. A presto. A few moments later. Abbiamo prenotato il volo. Prenotato. Finalmente. Ah. Qua da mille. Buongiorno ragazzi, come state? Come sempre non badate alle mie condizioni, con questo caldo, struccata, ovviamente i capelli lasciati asciugare da soli. Boh, capitemi, questi sono giorni un po' intensi di preparazione e quant'altro, quindi ovviamente non sto a sistemarmi per i video, dato che è un vlog. E sto cercando anche di portarvi un po' con me, farvi vedere come sta andando, la preparazione per il viaggio, eccetera, però mi è un po' difficile ricordarmi sempre di riprendere, eccetera, tutto quanto, perché appunto... Ho mille cose per la testa. Comunque vi aggiorno. Oggi è domenica 2 agosto, sì.
Ieri il primo siamo stati io e Joe un po' in giro tra parenti, amici eccetera, abbiamo iniziato a salutare un po' di persone, io ho festeggiato anche il compleanno di una mia amica e quindi è andata un po' così la giornata. Oggi siamo a casa mia, Joe viene a pranzo dai miei e stasera abbiamo un'altra reunion di amici vari, insomma, se riesco vi riprendo un po' la serata. Il volo avete già visto che l'abbiamo prenotato giovedì sera, ieri abbiamo fermato l'Airbnb dove andremo e siamo contenti perché la zona sembra molto bella, sia tra il centro e il mare, ci piace un sacco la stanza, la ragazza è molto disponibile e quindi niente, speriamo bene. E basta, niente, questo era l'aggiornamento, poi vedrete come andrà avanti la giornata e le prossime giornate di preparativi. Comunque sfrutto l'asse da stiro per mostrarvi i regali di compleanno. In realtà l'ho già ripresa questa scena, ma non so come sia venuta fuori la clip l'altra sera, quindi io ve lo rimostro. Da Joe ho ricevuto un anello meraviglioso di Pandora, eccolo qui, vi metterò comunque un po' di foto come su Instagram, che sono venute molto bene, di sicuro rendono di più. Ragazze, è una cosa meravigliosa. Aspettate che ve lo tiro fuori. Non è un anello di fidanzamento, è un anello simbolico, insomma, del quale sono molto contenta. Ecco, ora l'ha messo a fuoco. È stupenda, forma di cuore, brilla un sacco. Sono come una gazza ladra su queste cose. Ve lo mostro indossato, che è stupendo. È un bellissimo pensiero che legherò appunto per sempre, oltre al mio compleanno. Per me appunto ha un grandissimo significato e sono davvero felicissima e mi ha stupita un sacco. Poi lui lo sa che qualsiasi cosa mi faccia io me ne innamoro. Poi ho ricevuto la Bibbia sulla moda, Fashionpedia. È stupendo questo libro, ha tutto ciò che può interessare una fashion designer, fashion illustrator eccetera, insomma chiunque sia appassionato veramente di moda, più letteralmente la Bibbia della moda, e quindi sono felicissima perché era da un po' che ci tenevo ad acquistarla e quindi mi è stata regalata. E poi ieri a sorpresa un altro regalo che vi mostro subito. Spero di riuscire a illuminare un po' di più, scusate vabbè, il ferro da stiro, mi sono appoggiata all'asse. Comunque ho ricevuto anche questo stupendo zainetto, magari mi sposto qua, ecco, di H&M, da una mia amica. Sono contentissima perché mi mancava uno zainetto nero, oltretutto per il viaggio sarà stra utile, quindi di sicuro verrà con me. Ed insieme, è stata dolcissima, mi ha regalato anche questo portachiavi, pensato per le chiavi del nuovo appartamento. Buongiorno ragazze, piccolo aggiornamento. In questi giorni comunque stiamo finendo tutti i preparativi, ovviamente. Ho mandato le ultime carte al ragazzo che ci sta seguendo. Ieri mattina ho sbrigato le ultime commissioni qua in zona per l'auto e per altre carte che dovevo sistemare. E oggi è arrivato il gran momento di iniziare con la valigia. In realtà già ieri mi sono scaricata da internet una lista che mi sembra abbastanza completa, ma adesso andrò ad aggiornare, aggiungere altre cose che appunto più personali che magari non ci sono, anche riguardo tutto materiale appunto di grafica, illustrazioni che dovrò portarmi via. Mi sarebbe piaciuto fare un video a parte sulla valigia, su come decido di organizzarmi, su cosa porto eccetera, ma vi mostrerò qualcosina su questo vlog direttamente, perché appunto fare un video a parte mi richiederebbe troppo tempo e già mentalmente fare una valigia così grossa per la prima volta non è facile, quindi penso che fare anche il video sarebbe un po' un disastro, non so neanche come verrebbe fuori. Ok, allora parlando di valigie, ovviamente avrò il bagaglio in stiva ed utilizzerò questa che è, ups, piuttosto capiente. Poi ho la mia amata Carpisa. Carpisa il male! Va bene. Rosa rigida, che sarà appunto il trolley, quello là piccolo. E poi devo un attimo capire se come bagaglio a mano, queste sono buste che, cioè pochette più grandi che utilizzerò presumo per il beauty, per il make-up, eccetera. Adesso devo un attimo capire cosa, come fare eccetera, e appunto come bagaglio in mano devo capire se questo lo posso utilizzare, cioè se è troppo grande o meno, o se utilizzare solo questo, cosa che preferirei sinceramente. E niente, quindi vediamo di riempire un po' intanto le valigie principali. Prima che cali il buio vi do un piccolo update, ragazze. Sono in crisi, no dai, ce la possiamo fare, però sì, sono abbastanza nel pallone. Come potete vedere qua ho iniziato a dividere un po', ho messo un po' di vestiti, fanno volume perché sono maxi dress per lo più, ne ho messi di vario tipo sia per il giorno che per la sera. Poi qui ci sono alcune gonne e un paio di salopette, perché anche queste so che le sfrutto tanto. Qui devo ancora selezionare perché sono un mix di pigiami
e capi da casa, diciamo, vestitini che uso anche in casa, comodi. Qui ci sono le cose per fare sport, penso che porterò un paio di cambi, cercherò di alternare, al massimo prenderò qualcosa lì. Qui i jeans e qui ho le t-shirt, qui ne ho alcune con le grafiche, che appunto cerco di selezionare perché non vorrei portarne troppe. E qui ho deciso di portarne 2-3 nere e 2-3 bianche. Poi qui sto iniziando a selezionare delle canotte, dei top. Poi devo decidere con le camicie, perché anche qua sono indecisa, ne ho tantissime. Qui ce ne sono solo alcune, però ad esempio qua ne ho già escluse un po'. Poi dovrò decidermi se portare appunto una felpetta leggera, tipo questa della Levi's che è garzata, o un maglioncino. Infatti anche qui sono le valigie, c'è un bordello. Scusate, ma appunto potete immaginare il caos di fare una valigia in una settimana, neanche. E io mi sono presa ovviamente il giorno prima, ecco. Qui ho un po' di cardigan, penso che porterò tipo questi che sono da mezza stagione per vestirmi a cipolla. Poi dovrò pensare alle scarpe e alle giacche, per non parlare del lato beauty e tecnologia, eccetera, eccetera, eccetera. Tra i blazer penso che metterò quello nero, che è il classico, che lo uso sempre. Sembro stranamente tranquilla con questo audio, questo video, ma in realtà sto sclerando, quindi proseguiamo. Vabbè, anche le valigie sono arrivate, quindi siamo doppiamente contenti. Meglio così. E ora dobbiamo chiamare un Uber, vediamo. Dobbiamo insomma arrivare alla nostra Uber, International. No, dobbiamo in qualche modo arrivare a casa, insomma. Buono. Però per ora viaggio andata bene, in una settimana ci abbiamo fatta, quindi potete farcela anche voi. Ci siamo trasferiti, saremo via un mese e abbiamo fatto tutta la settimana, cioè per me è ancora assurdo. Sì, è assurdo, ma ce l'abbiamo fatta almeno finora e vabbè, esatto. Vedrete il resto. Vediamo come va e vi aggiorniamo. Quindi a dopo. Problem with parking, ok. Ciao ragazzi, parlo piano perché sono le 10 di sera. Appena tirato via. Le 10:40. 10:40 di sera e siamo appena arrivati all'appartamento che ora vi ho mostrato, vi metto qualche clip, molto molto carino, certo che le 4 lampe di scale si sono fatte sentire. Abbastanza, infatti diciamo, fa una bella doccetta alle 10:40. Sì. Però la stanza è molto carina, quindi dai, siamo contenti e speriamo vada bene. Adesso speriamo, concludo il vlog di partenza, siamo arrivati sani e salvi. E tanto vedrete tutte le nostre avventure pian piano, abbiamo un sacco di cose da visitare, farvi vedere, eccetera. Quindi al prossimo video. Buonanotte. Ciao ragazzi.